Buongiorno a tutti, oggi vi farò vedere come si prepara il mio pesto a modo mio. Allora, qui abbiamo 260 g di basilico, abbiamo già messo 250 g tra parmigiano e grana, abbiamo inserito 300 g di olio extravergine d'oliva, 100 g tra mandorle, noci e nocciole. Adesso andiamo a, dopo aver lavato il basilico ben asciugato, andiamo ad inserirlo piano piano perché se no non c'entra tutto. Eccoci qua. Perfetto. Prendiamo tutto perché questi fanno solo volume, ma poi in realtà viene talmente poco. Ok. Io lo faccio sempre, ci metto solamente un pochino di aglio in polvere liofilizzato, perché chi lo deve mangiare non sopporta l'aglio, allora ci mettiamo giusto una spolveratina, così che si sente, e non si sente perché è talmente leggero questo che non dà fastidio, e chiudiamo il boccale. Allora, adesso andiamo a 20 secondi a velocità 7, quindi 7. Eccoci qui, il nostro pesto, il mio pesto è pronto. Adesso lo andiamo a riporre nei vasetti e questo può essere messo sia in frigo e stare una settimana, altrimenti lo si mette in ghiacciaio e dopo lo si tira fuori e può stare per almeno 2-3 mesi. A presto!